Allora, buongiorno. 10 anni, sembra ieri, 10 anni, e peraltro siamo ancora qui. Chi l'avrebbe mai detto? È la faccia di quelli che ci vogliono male. Allora, io voglio ringraziare l'organizzazione, che è una cosa retorica, ma invece lo faccio sinceramente. Beatrice in primis, ovviamente, che ci ha ospitato. Ma anche questo gruppo eccezionale di persone che fa politica qui a Sinigallia con tanta passione, tanta convinzione, anche con un certo senso dell'umorismo che aiuta. Quindi il Luca Grande, il Luca Piccolo, Quilli, insomma tutto il gruppo. E lo dico, inizio così il mio intervento, che purtroppo parlerà di una cosa brutta che si chiama politica, perché questo camp mi ha rinfrancato, diciamo, cioè mi ha ridato una speranza nell'umanità e anche in questa cosa brutta che appunto è la politica. 10 anni siamo ancora qua e cosa facciamo adesso? No, questo è un po' la chiusura del camp, provare a tracciare una strada, un impegno per quelli che saranno i prossimi mesi. Siamo partiti da un'analisi che in parte è stata fatta anche qui sul palco poco fa, molto bene, di quello che succede a sinistra. E osservando la sinistra, a me è venuto un po' in mente la giovinezza di Siddhartha, no? Il giovane Buddha che si siede all'ombra di un albero e inizia a meditare. E mentre medita l'ombra non si sposta e lui si nutre di un chicco di riso al giorno per 30 giorni. Dopo 30 giorni apre gli occhi e dice: non è questa la via per l'illuminazione. Ecco, mi sembra che a sinistra siano tutti seduti sotto un albero, ad aspettare non si sa cosa, nutrendosi di niente, e a un certo punto bisogna aprire gli occhi e capire che non è questa la via per l'illuminazione, bisogna fare qualche cosa. Allora, quello che vi proponiamo, almeno la parte che vi illustro io, è molto prosaica, cioè parte da un dato di realtà. A un certo punto, che sia presto o che sia tra un po' di tempo, questa legislatura finirà e ci saranno delle elezioni. E lo scopo di tutta questa storia è presentarsi alle elezioni e provare a presentare un progetto di governo per il Paese e provare magari a convincere delle persone, oltre a noi, a dare la loro fiducia a questo progetto, a votarlo. Per fare questo, rispetto alla scorsa legislatura, ci sarà una novità importante, cioè tutti o quasi tutti dovranno raccogliere le firme. Non ci saranno scappatoie, non ci saranno trucchetti, non ci saranno, come dire, collage dell'ultimo minuto, non ci saranno pullman di tabacci, non ci saranno furbizie. Allora è meglio iniziare a pensarci, perché tutti i partiti di sinistra che hanno affrontato questo argomento negli ultimi anni, alla fine hanno fatto scelte sbagliate, anche perché erano terrorizzati dall'idea di raccogliere le firme. Quindi hanno fatto progetti sbagliati, coalizioni sbagliate, e si sono potuti permettere anche di candidare persone sbagliate nei posti sbagliati, in modo anche plurimo spesso, perché tanto non avevano dovuto fare nessuno sforzo per ottenere quelle candidature e quindi potevano giocarsele come se fossero una roba loro. Adesso invece dovranno tutti chiedere la fiducia dei cittadini. Quindi noi da oggi abbiamo un nuovo sito online, adesso appena lo dico resistete alla tentazione di chinarvi tutti a spippolare sul telefonino. Questo sito si chiama ilfirmamento.com, che è stato realizzato come sempre dal nostro eccezionale team di comunicazione, Franz, Stefano, gli altri catoni, come sapete i catoni sono come le tribù d'Egitto, sono tantissimi, e sono tutti talentuosi tra l'altro, con la collaborazione di Marco Tiberi e di altri, ed è un sito semplicissimo, ha una pagina sola, che spiega il progetto in poche righe, e serve a raccogliere le firme. A raccogliere le firme. Mi spiego. Noi non sappiamo quando si voterà, ma sappiamo che si voterà a un certo punto. E sappiamo che se non cambiano la legge elettorale, se la legislatura finirà prima, serviranno circa 22.000 firme. Questo è il Ministero dell'Interno che viene ad autenticare. Hanno fatto tutti la battuta sull'elicottero, quindi concedetela anche a me.
sappiamo che serviranno circa 22.000 firme se la legislatura dovesse finire anticipatamente e serviranno circa il doppio se la legislatura dovesse finire col suo termine naturale. Sono 750 o 1.500 per ognuna delle 29, compresa quella estera, circoscrizioni plurinominali della Camera e sono inferiori quelle del Senato. Insomma, quindi le firme si possono usare evidentemente. Allora, noi cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di iniziare a raccogliere la disponibilità delle persone a registrare i propri dati e a essere ricontattati quando, non se, quando servirà, per apporre quella firma su un progetto che non è una sigla e non è neanche una coalizione, ma è un impegno su alcuni punti programmatici che già conoscete perché sono quelli che abbiamo cercato di illustrare tematicamente in questi giorni. Li trovate sul sito. Il sito è molto semplice perché alla fine ha preso l'unica cosa buona che ha fatto Calenda nella sua vita, cioè il sito di Siamo Europei, con cui ha caratterizzato la campagna del PD alle ultime europee. Allora, io lo so che noi abbiamo sempre un po' la sindrome dei cenerentoli, no? Ci sentiamo un po' piccoli, un po' inadeguati, ma guardate che noi possiamo raccogliere 20.000 o 45.000 firme, quante saranno, se lui ne ha raccolte 200.000. Cioè, se Calenda ne ha raccolte 200.000, secondo me le possiamo raccogliere anche noi. Questo vuol dire che intendiamo presentarci da soli? Non intendiamo presentarci da soli. Intendiamo parlare con tutti, anzi, noi auspichiamo. Beatrice ha fatto un'intervista significativa da questo punto di vista, la nostra segretaria, 2 giorni fa. Il dialogo noi l'abbiamo sempre mantenuto aperto a tutti, però sulla base, e questa volta in modo ancora più serio, di un progetto chiaro, di alcune condizioni che non sono negoziabili, sulla sua capacità di restare fedele alle cose che dice, di non cambiarle in corso d'opera. E quindi questo può anche diventare, il portale che si apre verso uno spazio più ampio, una discussione più ampia, però intanto mette in sicurezza quella che è la preoccupazione più grande. E perché ci serve? Ci serve anche per chiederci e chiedere alle persone che stanno intorno a noi, perché le prime persone a cui possiamo chiederlo sono i nostri genitori, sono i nostri amici, le persone con cui andiamo a cena, a cui non chiediamo di iscriversi a un partito politico, che oggi è molto complicato, ma gli diciamo: ma se fra un anno si dovesse votare, a te farebbe piacere che si presentasse una lista progressista, di sinistra, con una forte impronta ambientalista, con una forte mission di salvataggio del mondo, niente meno? Saresti disponibile a far sì che questa, magari non è neanche un impegno immediatamente a votarla, perché lo giudicherai poi quando le liste saranno presentate, quando i programmi saranno più chiari, ma almeno che abbia la chance di correre e iniziamo a metterle da parte. C'è questo film vecchio, cito solo cose vecchie perché sono diventato vecchio anch'io in 10 anni di Politicamp, che si chiama L'uomo dei sogni, con Kevin Costner, qualcuno se lo ricorderà. Il protagonista sente le voci, no? E questa voce gli dice: se lo costruisci, lui tornerà. E quindi lui, che fa l'agricoltore, ha questi campi di grano turco stupendi, sterminati, inizia a costruire un campo regolamentare da baseball in mezzo al gran turco. E la gente lo prende per matto, perché dice: che senso ha costruire un campo da baseball in mezzo al gran turco? Ma lui ha questa voce che gli dice: se lo costruisci, torneranno. E quando lo costruisce, arrivano i giocatori e iniziano la partita. E poi arriva il pubblico e, insomma, questo campo si riempie. Allora, usciamo dall'ombra dell'albero, cominciamo a costruire un campo. Cominciamo a costruire un campo e, se lo costruiamo bene, loro torneranno. E sono gli elettori, sono i militanti, sono le persone che di nuovo hanno bisogno di poter credere in qualcosa per riavvicinarsi alla politica. Ma grazie. Materialmente, noi ovviamente insisteremo sullo strumento online, che è veloce, è fruibile, è facile da usare. E poi vi chiederemo anche un impegno personale invece nei posti in cui vivete, con le persone con cui vi relazionate. C'è Francesca Druetti, a cui solo dicendo Francesca Druetti dovrebbe partire un applauso, così, pum. Francesca Druetti ha preso l'impegno di girare l'Italia
per parlare, è passata una Ferrari, la Ferrari la preferisco, devo dire, all'elicottero, e la macchina è venuta a prendere Francesca. Il pulmino elettrico versus Ferrari, forse dobbiamo trovare una via di mezzo. Dicevo, Francesca sta già facendo delle tappe, a settembre questa cosa continuerà, e quindi noi attraverso lei e attraverso il suo aiuto e attraverso il vostro aiuto doteremo anche i comitati o comunque i nostri presidi, i nostri iscritti, ma anche le persone che semplicemente si segnaleranno per essere disponibili a dare una mano, perché sul sito ci si può anche mettere a disposizione per aiutare a raccogliere le firme oltre che dare la propria adesione. Quindi forniremo anche degli strumenti più antichi, la carta, la penna, e ognuno potrà raccogliere, diciamo così, io ad esempio i miei genitori non posso pretendere per età, per mille motivi, che vadano sul sito a registrarsi, però posso fargli firmare un foglio e posso poi caricare queste disponibilità sul sito, sul database del partito. Quindi affiancheremo quello che è uno strumento semplicissimo e molto ben fatto online con un'attività sul territorio. E altri spiegheranno più dopo di me, Pippo e Bea spiegheranno più approfonditamente altri aspetti di questa idea, del suo funzionamento, anche del suo significato politico, che guardate è un significato politico profondo, perché la firma, se ci pensate, è l'adesione in un certo senso, cioè la manifestazione di volontà, quindi non è banale, è molto importante. Poi faremo le discussioni con tutti, a un certo punto queste discussioni si apriranno, speriamo non si aprano troppo tardi come succede sempre, no? Ma noi ci saremo già portati un pezzo avanti, e appunto con la speranza che assieme a voi, assieme a tutti voi, se lo costruiamo, torneranno. Grazie mille.